sono nome di mamma, che si chiama pure Yolanda. Ah sì? Hai capito perché? Ah, mi fa piacere, Torino. E mamma, oggi abbiamo fatto qualcosa che, cioè dire, lo sanno, si sposa il cergo maialesco. Oddio, dipende. Sentiamo. Maialesco in che senso? Che abbiamo fatto il sanguinaccio. Ah, ecco, allora si vede, signora Adriana, hanno fatto il sanguinaccio oggi. Buono. Il periodo. In senso maialesco vuol dire che il sangue del maiale è colato con un pochettino di cioccolato, c'è forse, capito? Sì, 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 Torino, certo. Viene un docciume e come una marmellata da spalmare sul pane. Perfetto. Torino, prego. Intanto c'è la signora Adriana che sta preparando la carta da forno, beh, vero, per signora mettere, Adriana? Perché a me piace. Ma come anche la signora Adriana? Come no? Siamo tutti al completo, Torino. Per amor di Dio, io preparo sempre la tortiera, preferisco. Torino, noi intanto continuiamo, tu seguici fino alla fine così prenderai spunto. No, no, dopo di te chi c'è? Ci sono io. Giusti? Io ci sono, Torino. Sicuro? Sì. Allora senti, tu non mi pare venire la mia, la sbuolina si vada in pizzeria, ritorno e ti trovo lì zitta. Va bene, Torino. Come seguente trasmissione Rossella, eh? Sì, ok. E tutti quanti, a lei, alla signora Yolanda e tutti quanti. Grazie, Torino, un abbraccio, ciao. Pronto? Buonasera, con chi parlo? Damiano. Damiano? Buonasera. Buonasera, signor Damiano. Come sta Rossella? Bene, grazie, lei sta bene? Sì, ho capito, è sempre lei, me lo ricordo, ho già chiamato qualche altra volta. Come sta Rossella? Bene, bene, quando si parla di cucina, di mangiare. Complimenti per la trasmissione, benvenuti in casa mia. Grazie, grazie mille. Dove l'ha portato Rossella? A Pellaro? Ellera! A Pellera? Ellera! Ah, Ellera! Camilla, allora, volevo salutare di tanto cuore, di tanta fortuna, alla famiglia Zio Marotta. Sì, signori Marotta che ci seguono. Volevo dire a Zio Marotta, ma quando mi mandi un po' di polenta? Quando la farà Zio Marotta, magari la manderà un po' per tutti. Volevo fare gli auguri in diretta. Lei è sciolta. A suo papà, come si chiama? Renato. A Renato, va bene. Gli mandiamo gli auguri, va bene, Damiano? Volevo dire che questa trasmissione è molto, 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 ma molto bella. Ma le nuove che fai? Quelle che cantano? Non ho capito. Ma le nuove vieni in compresso? Non riesco a capirla, Damiano, mi deve scusare. Ma le nuove che viene, quelle che cantano? Sì, 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 a GarageBand, ci sarà GarageBand dopo, sì. Volevo dire una cosa, volevo dire, la luna è rossa, il cielo è blu, è bella come più una rotta, è la moglie. Benissimo, grazie. Volevo dire una cosa, ma a casa mia, ma mamma, non penso. Comunque noi vi invitiamo a seguirci sempre, così anche sua mamma potrà prendere spunto. Grazie. Grazie per averci accolto, grazie mille Damiano, grazie. Grazie, salutiamo anche noi i signori Marotta, grazie Damiano, buona serata. E intanto, sì, abbiamo, sì, i nostri amici che stanno ovviamente preparando, che cosa, Leo? Ovviamente in dialetto calabrese si chiamano così, quindi li stiamo riscaldando a bagnomaria, vero signora Adriana? Sì, a bagnomaria. Allora andiamo dai nostri amici un attimino e vediamo che cosa ne pensano della cucina. Sentiamo l'amico Stefano. Come se la cava in cucina? Stefano, allora, come te la cavi tu in cucina? Sai cucinare? Così. Cosa prepari di buono di solito a casa? Niente, aiuti ogni tanto. Magari delle cosine veloci. Rapide. Sì, il tuo piatto forte? Niente. Diciamo riso freddo. Riso freddo? Ah, era l'insalata di riso? L'insalata di riso. Oh, bene. La nostra amica glielo chiediamo dopo, ci pensi? Ti lascio un po' di tempo per pensarci così. Dopo ci dirai che cosa sei brava a preparare. Allora, lì l'acqua bolle, tutto bolle. Capito, sì? Questi, mi riferisco a questi. Allora, procediamo. Procediamo, signora Diana. Allora, dobbiamo mettere questi ciccioli.
sì, squagliati, sì, li dobbiamo mettere qua. Se lei gentilmente mi dà il mestolo, sì, forato, sì, così, forato, noi mettiamo meno, sì, meno sugna, vedi? Sì. Quella che però un poco ci vuole, cara Rossella, perché come condimento non c'è altro. Sì, bello saporito, no, poi. È così, vedi? Vedi, la scogliamo e la mettiamo così. Poi naturalmente le dosi, uno si regola, se la vuole meno, se la vuole più... Mm-hmm. Se la vuole più con ciccioli, meno ciccioli, io direi di metterli che vanno alla pelle. L'odorino è buono. È buono. Allora, io direi che questo va bene così, non ne mettiamo più. Però un altro pizzico della fantasia della cuoca, cara Rossella. La signora Adriana, ce lo diceva già ieri, usa sempre un pizzico di fantasia come ingrediente. Il peperoncino, io ce lo metto poco poco, vedi? Sì. Poco, così, ecco qua. Ora, una volta fatta questa, bisogna amalgamare il tutto. Ce l'abbiamo? Ah, questa, con questa, vedi? Si deve amalgamare bene il tutto. Mm-hmm. Vedi? È importante che si amalgami bene. Io userò pure le mani come fa. No, ma basta questa, vero, grazie. Vedi come si amalga. Stiamo facendo la pizza maniata. Maniata, calabrese, che si mangia in questo periodo. Naturalmente questo è bene mangiarla più d'inverno che d'estate, no? Certo. In questo periodo soprattutto. Sì, sì, sì. Vedi, si deve. Io naturalmente, ecco lei, ho fatto una piccola girata perché la forza. No, no, bravo, guarda, sei bravissimo, Leo. Leo, sei bravissimo. Anzi, Leo, ma ti do un altro compito. Ecco. Se me ne metti metà qua, aiuto, perché questa, ora Rossella, questo composto va diviso a metà. Sì. Metà va messo sotto perché ci va in pieno. Sì. Aspetta, Leo, piano piano, Leo, piano piano, che nella cucina ci vuole calma. È bello il modo che fai le cose tutto, uno l'importante è che si prepari. Ricordiamo che la signora Adriana basta usa la carta da forno, signora, sì, ma anche senza, sì, carta da forno si potrebbe fare, vero? Per evitare che si attacchi, sì, alla scodella, però... Io la faccio così, chi vuole può fare imburrare poco, perché questa ci contiene già. Ho capito. Basta così, è la metà, Leo. Ora basta così, basta, mi devi lasciare che faccio io adesso. Ti ringrazio per la tua cortesia. Ora si deve stendere. Naturalmente io le mani le avevo lavate, bisogna stenderla con le mani. Certo, le mani sono un mezzo essenziale in cucina, signora Adriana. No, ho visto pure Vissani, tutti che fanno, perché alcuni momenti le, sì, mani bisogna usarle, perché vedi così si spalma bene, 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 bene la pasta. Ecco così, una volta spalmata questa, andiamo, sì, andiamo adesso a riempire con gli ingredienti che ti dirò subito. Oh, bene. Allora, io naturalmente, cara Rossella, li ho portati già tagliati per il, sì, tempo. Allora, io ho usato questa salsiccia, vedi, ne ho portata per farla vedere, che è una salsiccia affumicata, vedi che buona, dal colore. Andrebbe pure la soppressata, proprio di quella casareccia, ma è difficile la trovare. Tipica questa l'avevo, che me l'hanno regalata di casa. Beh, si mette questa salsiccia e si mette prima dappertutto. Ecco. Che simpatica la signora Adriana, veramente. Insomma, no? Quando faccio queste cose mi piace farlo con un pochino d'attenzione. Bene, ricordiamo la... Tu mi stai convolgendo per passione. Per passione, per le passione. Le uova, la signora Yolanda gentilmente sono qua. Ricordiamo la pizza maniata che stiamo facendo, signora Adriana. Lei mi permette, ricordo gli ingredienti. Abbiamo 350 grammi di farina di grano duro, 350 grammi di farina bianca, un cubetto e mezzo di lievito di birra. Perché è super mezzo chilo, perché in mezzo chilo, sì, ce ne vuole un cubetto soltanto. Poi mentre... ha aggiunto acqua tiepida. Acqua tiepida, che è meglio. Sale. E poi deve dire, la pasta è importante che non sia dura, ma che sia morbida. Bella morbida. Ora stiamo aggiungendo l'uovo sodo. L'uovo sodo, la salsiccia, vedi come vede tutta roba buona.
casereccia. I nostri amici infatti da casa ci chiedevano ovviamente di dedicarci alla cucina tradizionale. Noi questi giorni lo stiamo facendo anche con questi piatti, con queste pietanze. Vedi, questa adesso la posso